Buongiorno. Buongiorno, benvenuti a Omnibus. Allora, vi presento subito i nostri ospiti di oggi. Intanto c'è Carlo Bonini della Repubblica e anche, buongiorno, è anche autore del libro che pare sia letto in carcere in queste ore da Carminati, insieme a Delitto e Castigo, è così? Su Burra? L'ho letto anch'io, diciamo. Non c'è prova di questo, però insomma... Così, sì, insomma, un libro un po' profetico. Sì, un libro che aveva raccontato questa storia quando un po' di tempo fa, un anno fa. Quindi non è vero che non è stato scritto, si è detto, nessuno se n'era accorto, qualcuno l'aveva raccontato. Sì, sì, insomma, io ho scritto un libro con Giancarlo De Cataldo, il mio collega Lirio Abate sull'Espresso aveva scritto diversi articoli su... Che lasciavano non intuire, ma che cominciavano a raccontare quello che adesso è sotto gli occhi di tutti e che ritengo fosse noto a tutti quelli che con questa organizzazione criminale hanno avuto a che fare in questi ultimi anni. Cioè, ma almeno da un paio d'anni doveva essere noto, se voi avete avuto il tempo di raccontare una storia. Io direi più di 2 anni. Insomma, Carminati, questa giostra è in piedi da ben più di 2 anni, l'inchiesta è durata 2 anni, 2 anni e mezzo, ma quando l'inchiesta penale arriva la macchina è già in pieno movimento, quindi questa vicenda non è estranea a Roma ed era nota a Roma soprattutto in un pezzo importante di Roma, qua, Roma Nord. A Roma Nord il nome di Massimo Carminati era un nome noto. Poi oggi molti, a cominciare dalla politica, dicono che non sapevano, non immaginavano, addirittura ho letto che Alemanno ha aspettato di leggere i primi articoli di stampa per chiedere chi fosse questo Carminati, se davvero questo Carminati aveva a che fare. E questo non è molto credibile, diciamo. No, io direi che non è credibile affatto. Poi c'è Paola De Micheli del Partito Democratico, anche sottosegretario all'economia, buongiorno. Poi c'è Ignazio Abrignani di Forza Italia e anche Ignazio Abrignani incrocia in questo senso soltanto mediaticamente l'inchiesta Mafia Capitale, perché il suo nome è stato fatto, cioè c'è un personaggio... Spiego in 30 secondi, allora... 30 anni fa io giocavo a rugby e football americano con un amico che ho rivisto dopo 30 anni nella palestra dove vado. Io abito a Fleming, a Roma, e questa è una palestra di zona, diciamo. Roma Nord. Dove lui fa... C'è anche Maria Teresa Meli, ecco. Dove lui fa il personal trainer a tanta gente. Io ho chiesto anch'io di fare il personal trainer. Dopodiché, rivedendoci e parlando, facendo sport insieme, un bel momento mi parla, ed erano prima delle europee di quest'anno, del 2014, di un gruppo, poi tra l'altro di Forza Italia, perché il consigliere regionale Santori, per cui insomma uno vicino, insomma, che in relazione alle elezioni europee, insomma, voleva posizionarsi, appoggiare. All'epoca appoggiavo il candidato Redler qui nelle elezioni europee. Per cui mi disse se lo volevo incontrare, io dissi assolutamente sì. Insomma, Santori poi è uno che ha un certo numero di preferenze su Roma. Dopodiché non si è fatto più nulla, Santori ha appoggiato un altro candidato alle europee ed è finita lì la cosa. Dopodiché io, Maglio Denaro, che ripeto, lo continuo a vedere. Maglio Denaro, adesso spieghiamo, sì, però, sì, perché no, era un articolo del Fatto Quotidiano, sì, di ieri, in cui descrivo... si parlava di questo personaggio Denaro che avrebbe avvicinato a Brignani. Avvicinato, si diceva, lo vedo, diciamo, una volta a settimana. Ma che, insomma, le avrebbe offerto comunque... Ecco, era questa... E a me mi mancava questa cosa. Questo è il punto. Era questo il punto. Sono rimasta chiusa in casa... per ore, quando ero ragazzina, perché Maglio Denaro e altri simpatici amici suoi con delle spranghe vennero... No, ma che lui si... Questo è il mondo romano. Parliamo di un po' di anni fa, immagino. Certo, sì, no, ero ragazzina. No, ma dicevo, mi ricordo, tra l'altro, che rimanevamo chiusi in una casa, tra l'altro lui che sicuramente frequentava il mondo della destra 30 anni fa, perché insomma...
era un modo, ricordate, si sparava. Ma Roma, le ha offerte queste? È vero che ha offerto? Mi ha detto se volevo incontrare questo Santori per parlare il punto di queste elezioni europee. Ho detto, beh, io faccio, è un dirigente di Forza Italia, io sono un dirigente di Forza Italia, lui è un consigliere regionale di Forza Italia, parliamoci. Dopodiché invece non c'è stato più seguito, perché ripeto, lui si è spostato su un altro candidato alle elezioni europee, per cui, ma se lo incontro lo saluto, Santori, ripeto, è un consigliere regionale nostro, non c'è nulla di strano. La cosa strana è, tra l'altro, so che lui ha, insomma, presenterà querela, che presentano Manlio Denaro in maniera, lui era sicuramente uno di destra che in gioventù ne ha fatte anche, ma lì lo presentano come uno della banda della Magliana, cosa che lui non lo è. Sentiamo Carlo Bonini all'esperto. Se no non si capisce nulla. Allora, Manlio Denaro sicuramente in gioventù ne ha fatte. Ma questo lo dico il problema di Manlio Denaro è che ne ha fatte anche in età adulta. Cioè, Manlio Denaro è, nonostante a dispetto del suo curriculum professionale, cioè personal trainer, sì, è manager e testa di legno di una serie di società che entrano nella vicenda, della famosa truffa Fastweb, sì. Telecom Sparkle Fastweb, cioè è l'uomo di Mockbell in quella truffa lì. Ora, è questo il motivo per cui Manlio Denaro viene tirato fuori dal mazzo, cioè non è un capriccio per cui si prende il personal trainer della palestra Flex Appeal. Flaming Fitness, frequentato da tantissima gente. No, voglio spiegarlo perché sennò non si capisce niente. Cioè, Manlio Denaro per un certo periodo è in questa palestra Flex Appeal dove si rincontrano Brugia e Carminati. Manlio Denaro è l'uomo che Mockbell utilizza in alcune delle società coinvolte nella vicenda Telecom Sparkle Fastweb, che è una delle operazioni che vengono fatte da un pezzo della banda. Per questo stiamo parlando di Manlio Denaro, se no altrimenti parleremo di un simpatico scapestrato. Io l'unica cosa che so è che lui su questo articolo ha presentato una denuncia penale perché dice che fatti non veni. Io poi, ripeto, lo vedo un'ora a settimana in palestra. Però ha ragione Carlo Bonini, nel senso che noi abbiamo lanciato così questo nome intorno a questo tavolo senza spiegare perché aveva un'attinenza, perché meritava, diciamo così, l'attenzione del Fatto Quotidiano, comunque della stampa in genere, questo nome. La cosa è che poi, insomma, a parte di questa vicenda non si è fatto nulla. Il punto è capire quando, e ne parlavamo prima di entrare in trasmissione, queste vicende mediatiche che poi li nascono e li muoiono, diciamo, in effetti dal punto di vista giornalistico hanno un appeal e vengono ripetute. Il problema è che forse andrebbe fatta a monte un'analisi da parte del magistrato di ciò che è rilevante, che può stare in intercettazioni e quello no. Perché ripeto, Però noi qui ci occupiamo anche del piano politico, certo, onorevole Brignani, nel senso che quello che diceva poi Carlo Bonini, visto che ha scritto un libro su questo e anche sulla tempistica, perlomeno c'è un momento dal quale era difficile dire non sapevo. Ecco, io chiedo anche a lei, che comunque fa parte del tessuto romano, lei è vicino a Scajola come provenienza politica di Forza Italia. Scajola non è romano, però, certo, non c'entra niente, però poi, insomma, se avete sostenuto Alemanno evidentemente, quindi vorrei dirle se anche lei è uno di quelli che dicono però io non si sapeva nulla a Roma. No. Allora, vivendo a Roma Nord si sapeva di Carminati, si sapeva che era un uomo che aveva una serie di affari, io stesso sapevo che aveva addirittura due pompe di benzina in zona, ripeto, io abito da 40 anni lì, per cui insomma le vicende un po' si conoscevano. Quali fossero però poi le sue possibilità, e soprattutto a me la cosa che un po' mi sgomenta di tutta sta vicenda, è che a un certo punto dalle intercettazioni esce fuori che lui addirittura sapeva di essere indagato, intercettato, eccetera. Per cui è il senso un po' di impunità che hanno questi, cioè nel senso che loro comunque vanno avanti per la loro strada senza, come dire, tranquilli del fatto loro. Allora, su questo indubbiamente io delle domande me le sono fatte, detto, come mai, insomma. Ma Alemanno lo sapeva chi era Carminati o no? Ma oggi c'è un articolo strano che dice che nell'82 erano in carcere lui, Alemanno, Buzzi e Carminati insieme, ognuno per motivi diversi. Sì, ma chi era a Roma? Io penso che mediamente chiunque facesse politica a Roma e che comunque fosse nell'ambito della destra sapeva benissimo chi era Carminati, insomma, è quello che aveva fatto. Magari non conoscendo tutti i particolari, come io non sapevo alcune cose che adesso mi stava dicendo Bonini su Denaro, però insomma.
sicuramente il personaggio politico, chi fosse, diciamo, io penso che non c'è persona a Roma che faccia politica che non sapesse chi fosse Carminati. Soprattutto insomma. Uno di destra come Alemanno non poteva non sapere chi fosse Carminati. Cioè, allora, intanto presento anche, perché non l'ho ancora fatto, gli chiedo scusa, c'è in collegamento da Milano Riccardo Puglisi, economista, ecco. Buongiorno. Buongiorno, che invece ci aiuterà poi per capire l'altra parte, l'altro tema che sicuramente c'è oggi sui giornali, che è quello dell'avvertimento del Presidente della Commissione europea Juncker ai governi d'Italia e Francia, a dire insomma o fate le riforme o qui attenzione, conseguenze spiacevoli. Poi andremo posso un po'. Fare solo un breve Vuole dire la sua anche su Roma, anche da Milano? No, beh, a parte che la vicenda di Roma ti fa dire che bisognerebbe chiedere scusa al liberismo che viene accusato di essere la colpa dei guai italiani, perché qua mi sembra che sia la spesa pubblica che crea tanto denaro che gira nel mondo di mezzo. No, volevo soltanto dire che il vero crimine mi sembra la palestra che si chiama Flex Appeal, solo questo. Va bene, diciamo, l'aggiungiamo all'elenco. Va bene, era una notazione estetica. Allora, partiamo invece con, diciamo così, con la giornata di ieri, che oggi ovviamente è in prima pagina sui giornali, perché ieri ha parlato Giorgio Napolitano e il suo intervento, che da una parte ha fustigato naturalmente la corruzione, però dall'altro anche l'antipolitica, le degenerazioni dell'antipolitica, l'ha definita eversiva, mettendo insieme le cose, diciamo, ha caratterizzato la serata di ieri e sicuramente i giornali di oggi e il dibattito politico. Perciò sentiamo un pezzettino di Napolitano e poi lo commentiamo. Sono dilagate analisi unilaterali, tendenziose, chiuse a ogni riconoscimento di correzioni e di scelte apprezzabili per quanto parziali o non pienamente soddisfacenti. Di ciò si sono fatti partecipi infiniti canali di comunicazione, a cominciare da giornali tradizionalmente paludati, opinion makers lanciatisi senza scrupoli a cavalcare l'onda per impetuosa e fangosa che si stesse facendo, e anche per demagogia e opportunismo soggetti politici, pur provenienti dalle tradizioni del primo cinquantennio della vita repubblicana. Ma così la critica della politica e dei partiti, preziosa e feconda nel suo rigore, purché non priva di obiettività, di senso della misura, di capacità di distinguere ed esprimere giudizi differenziati, è degenerata in antipolitica, cioè, lo ripeto, in patologia eversiva. Allora, era Napolitano all'Accademia dei Lincei. Paola De Micheli, questo discorso di Napolitano è stato un po' criticato però, molto duramente, da Beppe Grillo, che si è sentito chiamato in causa nella definizione di eversiva o di patologia eversiva dell'antipolitica, e quindi evidentemente si riconosce, esatto, come leader dell'antipolitica, e però ha detto noi lo denunciamo così. Poi naturalmente, e lo faremo anche sentire, Napolitano attacca anche la corruzione, non è che se la prende soltanto con l'antipolitica, ma secondo lei stanno insieme queste cose? Ma tornando, io non sono romana, ma ho la delega, una delle deleghe, diciamo, che mi ha assegnato. La corruzione non è solo a Roma. Non sono romana, si parlava, sì, di Roma Nord, quindi di, sì, una zona molto, non conosco, cioè, però ho la delega dal ministro Padoan a seguire il rientro, il piano di rientro di Roma Capitale, quindi di questi giorni, insomma, ho fatto numerose riunioni più sulle questioni finanziarie, mi sono studiata tanto le carte, le relazioni della Ragioneria Generale dello Stato. Parto da qui per dire che se si presidiano le istituzioni, se si ritorna ad un approccio alle istituzioni sano, ci sono degli anticorpi che funzionano. Se voi leggete le relazioni, che in parte sono state anche anticipate dalla stampa, credo proprio da Fubini su Repubblica, ci sono dei passaggi su come venivano gestiti gli appalti, su come veniva gestito semplicemente il bilancio, come venivano appostate le spese, le entrate, dove era evidente che c'era qualcosa che non funzionava. Cioè, se tu stai dentro alle regole, le capisci, le interpreti, le vivi, il rischio di scivolare in quella palude di corruttele, di relazioni malate, secondo me si corre molto molto meno,
Quindi non è solo il tema del denaro, ed è questo che credo ieri Napolitano volesse riportare al centro del discorso. Qui c'è una questione di rapporto con le istituzioni, dei politici che ci stanno dentro, e questa è la parte relativa, diciamo così, agli scandali, ma anche di coloro che ci vogliono entrare o che ci sono appena entrati e che in un qualche modo trasformano le istituzioni, fanno apparire le istituzioni qualcosa di malato, quando non sono le istituzioni che sono malate, ma sono i comportamenti che riguardano peraltro diciamo, anche persone, come si può dire, insospettabili. La questione è che se tu invece hai una cultura delle regole vera, lo dico non perché ho fatto l'assessore al bilancio, quindi mi sono resa conto anche di tante cose in questi giorni, mi tornano alla mente, no? Situazioni delle questioni locali, di come a livello di politica locale ci siano anche dei margini, no? Di manovrabilità. Ma se tu stai dentro alle regole, se tu hai la cultura delle regole, che è la cultura delle istituzioni, non ci arrivi a quel punto lì. Nel momento in cui esistono movimenti politici che negano la necessità, l'esistenza, l'autorevolezza di coloro, delle istituzioni che sono quelle che queste regole le fanno rispettare, le hanno scritte, è del tutto evidente, mischiando, sovrapponendo i piani. Cioè, facendo credere agli italiani che chi si comporta male ha lo stesso valore delle istituzioni. Quindi se nelle istituzioni ci sono alcuni che si comportano male, anche le istituzioni in un qualche modo. Secondo lei Napolitano, se ci fosse stato uno spirito istituzionale, anche soltanto leggendo i primi due bilanci della gestione Alemanno, si capiva subito dove si andava a finire. Si capiva subito, al netto degli aspetti di corruttela, che lì ovviamente non sono rilevabili, ma lì sei troppo fuori dalle regole, non sei borderline, sei troppo fuori dalle regole. Ieri qui era ospite l'economista Nicola Rossi, che ha detto sarebbe stato molto meglio che ci fosse il fallimento, un vero fallimento e non il salvataggio del bilancio. E perché devono pagare bilancio? I romani? Che colpa così ne pagano tutti gli italiani. Così pagano tutti gli italiani. Che colpa ne hanno? Così pagano tutti gli italiani, ma io non ho capito. Che colpa ne hanno, nel senso, Roma capitale sono soldi della legge di stabilità. Guardi che gli italiani hanno pagato anche per delle cose che sono avvenute attorno, diciamo così, a dove vive lei, quindi non è che pagano solo per Roma capitale. Che c'è? Stanno pagando degli errori di tutti. Qua mi sembra che taxpayers money, si deve parlare di taxpayers money, che è una cosa che fanno bene in italiano, però ce lo dica in italiano. Sì, lo dico in italiano, però taxpayers money, come direbbe il premier, in realtà sarebbe il denaro dei contribuenti. Io preferisco chiamarlo il denaro dei pagatori di tasse. Mi sembra che sia la cosa che venga sostanzialmente dimenticata e che in questo periodo e tutte questi affari di corruzione, sinceramente, fanno molto male al pagatore di tasse. Questo dovrebbe essere ricordato, altro che patologia eversiva, parliamo del pagatore di tasse. Allora, io vorrei chiedere anche a Carlo Bonini, ovviamente, che impressione ti ha fatto questo discorso di Napolitano. Ti dico anche, ci sono giornali oggi che sono piuttosto polemici, sicuramente i giornali vicini al centrodestra, il giornale lo definisce il depistaggio di Napolitano, si allarga lo scandalo della sinistra romana, il presidente accusa di eversione Lega e Grillo. Grillo ha risposto come abbiamo detto, anche il Fatto Quotidiano dice attacca Grillo e pure Renzi, ma soprattutto dice è più duro con l'antipolitica che non con la corruzione. Ma io sinceramente io penso che il capo dello Stato fa un discorso che non mi sembra sconvolgente sentire e ascoltare al capo dello Stato. Il capo dello Stato è garante della Costituzione e in una situazione di questo genere difende la legittimità delle istituzioni. Non mi sembra francamente sconvolgente quello che ho ascoltato da Napolitano. Se la prende anche con le analisi, diciamo anche con la stampa, evidentemente con le opere, dice sono dilagate analisi unilaterali tendenziose. Allora, è evidente che Napolitano avverta il problema dell'antipolitica, tra l'altro non è solo Napolitano ad avvertirlo, è sufficiente andare a guardare i dati sulle ultime elezioni, regionali. Il punto, secondo me, è un altro, credo, cioè che la politica in questo momento, la politica intendo dire, ma a cominciare ovviamente da chi è al governo del paese,
è vero quello che si dice, non si può buttare il bambino con l'acqua sporca, però la politica per ritrovare legittimità, per ritrovare legittimità agli occhi del cittadino, deve anche cominciare a darsi un'agenda chiara. Allora, faccio una provocazione. Dobbiamo decidere se nel Paese la priorità è il Jobs Act o l'autoriciclaggio. Se il problema per cui non vengono fatti investimenti in Italia è l'articolo 18 oppure il fatto che abbiamo, pur essendo tra i paesi più corrotti al mondo, abbiamo una normativa, norme sulla corruzione tra le più generose al mondo. Beh, se tu lo chiedi a un imprenditore ti diranno il contratto, la burocrazia, la giustizia civile, se lo chiedi a un imprenditore. Probabilmente. Sono quelli che possono dire. Già fatta la legge sul l'autoriciclaggio. Allora, la legge sull'autoriciclaggio intanto è legge. Diciamo che è legge dello Stato, è votata in via definitiva la scorsa settimana, con ritardi sicuramente, anche colpevoli, però è legge, no? Io non la prenderei su dal verso delle leggi, però, perché noi ne abbiamo di leggi, e tante. L'atteggiamento di impunità che si rileva in alcune intercettazioni è agghiacciante. Però è stato, perché quando tu... questa è stata la linea di Matteo Renzi, dire ci sono già tante leggi, dopodiché però ha annunciato per oggi, in realtà è slittato a domani perché... alle 18 il Consiglio dei Ministri che deve rivedere. Il problema non è, allora, sostenete che è vero che in Italia ce ne sono troppe di leggi, il problema è che ci sono troppe leggi cattive. Cioè, il problema è che in questi vent'anni, e lo dico anche all'onorevole di Forza Italia, perché in quel momento era il suo partito al governo del paese, il processo penale è stato ridotto a una macchina che non può funzionare. I tempi medi del processo penale non sono responsabilità soltanto delle burocrazie della giustizia. Il problema è che il processo penale nel nostro paese dura oggi mediamente tra i 6 e i 9 anni. E quindi tra i 6 e i 9 anni. Perché? Sì, come dire, negli ultimi 15 anni sono lunghi altrettanto. Non c'è alcun dubbio, ma se io faccio l'imprenditore, gradirei pensare o essere convinto che se ho un estorsore fuori dalla fabbrica o uno che mi brucia la fabbrica perché io non pago il pizzo, nel momento in cui quel signore sarà arrestato, lui non uscirà più. Certo, il problema è che... Allora, per questo torniamo al discorso dell'antipolitica. L'antipolitica si alimenta di questa roba qui. Allora, uno degli uomini principali di Buzzi, che viene arrestato nel 2009 per una vicenda di droga, quindi un reato comune, una vicenda di droga, entra in carcere, dopo 6 mesi torna ai domiciliari e fa esattamente quello che faceva prima. Sì, il problema allora, è come dire, e poi oggi scopriamo che rientra nuovamente in carcere per mafia. Allora questo allora, è il problema. Il punto è che dobbiamo dare la pubblicità, fra poco. Allora, intanto c'è un tweet di Renzi che ha rinviato appunto a domani il Consiglio dei Ministri per la stretta contro la corruzione, e nel frattempo riprende quello che aveva già detto, per la verità, nel videomessaggio. Su 50.000 carcerati solo 257 per corruzione. Non è serio, non basta lo sdegno, regole più dure domani in Consiglio dei Ministri. Eccolo qui il tweet di Renzi rilanciato dalle agenzie. Sul discorso del sottosegretario De Micheli. Dicendo questo, evidente ci sono due aspetti diversi. Allora, il problema di Roma è un problema proprio strutturale, nel senso che Roma, rispetto al debito e al fallimento che poteva avere, ha cambiato 3 sindaci, ma da quando il debito è arrivato a livelli insostenibili non si è mai recuperato. E indubbiamente i casi dell'AMA, i casi dell'ATAC, addirittura con la contabilità sembra alternativa rispetto ai biglietti, testimoniano che c'è un problema strutturale, cioè un sindaco che arriva a Roma non riesce a cambiare, a meno che non ci sia una forma di commissariamento tale, che nasce probabilmente anche rispetto alla volontà dei cittadini, cioè il cittadino romano è quasi ormai abituato a non pagare il biglietto dell'ATAC, che gli viene strano il contrario. Chi lo fa? Lo fa chi si tessera, chi prende la propria tesserina mensile. Però c'è un problema a Roma ormai, che
e torno al discorso dei Carminati, dà un senso quasi di impunità rispetto alla politica. Quello che si è visto oggi è che il grado e il livello di corruzione che c'era, ripeto, almeno siamo garantisti, però gli atti alcune cose dicono, sia a destra ma soprattutto a sinistra, perché oggi leggevo del PD romano, le primarie, i rom che andavano a votare, eccetera, che in questo momento è alla guida della città. Scusi, che in qualche modo per l'associazione è alle mani. Sì, sì, no, a destra e a sinistra ho detto. Però dà al cittadino romano quali l'impressione, dico, ma perché io devo pagare se là sopra fanno come vogliono? Cioè, questo è un problema di etica e di coscienza del cittadino, ma che è l'esempio che viene dalla politica. A Roma è sbagliato, ma ripeto, non voglio dire solo a Roma, perché poi vorrei parlare dell'Expo, dove anche lì la destra e la sinistra, insomma, in qualche modo. Venezia, perché insomma il discorso del Mose. Allora, cioè, è un problema di base che nasce, come dire, insito in alcuni personaggi politici. Io non penso che tutte le istituzioni siano malate, io penso che ci sono politici che fanno bene il loro lavoro, io conosco tanti parlamentari alla Camera, al Senato, che fanno bene il loro lavoro. Purtroppo ci sono alcuni personaggi che sono nei posti chiave. Io penso che però non sia questo oggi il problema dell'Italia, il problema oggi della gente che non va a votare è sì legato a questo, ma è legato fondamentalmente a una risposta che la politica non riesce a dare alla crisi economica. L'imprenditore che non viene in Italia, quando io ci parlo, almeno mi dice... Sì, però se non io facciamo vanto... il ben altro, no, certo, no, c'è cioè no, il ben altro, c'è cioè la crisi economica, l'imprenditore tutto questo che viene in Italia, almeno per carità, ma sicuramente avrà il concetto anche della corruzione, lui dice, ma se io vanto un credito in Italia, ma quando lo riscuoto? Cioè allora dare la certezza della giustizia civile e anche di quella penale è un compito che sicuramente ci dobbiamo prendere, non so se sarà risolutivo, ma sicuramente sarà migliorativo di questa situazione. Allora, Puglisi stava dicendo una cosa, sì. Poi... No, io tutto è collegato, nel senso che per esempio non si deve assolutamente sottovalutare l'effetto che hanno queste notizie, queste ruberie sul morale dei cittadini. C'è per esempio una bella ricerca della Banca d'Italia secondo cui quanto più la spesa pubblica è inefficiente, quindi neanche corruzione, ruberie, quanto più la spesa pubblica in un comune è inefficiente, tanto più la gente giustifica l'evasione fiscale. Cioè i cittadini non sopportano più questa situazione, una situazione che è patologica e estesa, in cui tutti i partiti, sia a destra che a sinistra, sono conniventi in questo tipo di spese, è una situazione che non deve essere sottovalutata dal punto di vista economico, dal punto di vista dei cittadini. I cittadini fanno sacrifici e si trovano di fronte a questo tipo di utilizzo dei loro denari. È per quello che bisogna dire, ha ragione la Thatcher, non esistono denari pubblici, esistono denari dei cittadini. Questa è una nozione fondamentale. Perché che voglia hanno i cittadini di intraprendere, di fare le cose quando vedono questo? Poi le istituzioni si macchiano per quello che succede? Beh, le istituzioni sono fatte dai personaggi politici che devono stare attenti a non macchiarle. I cittadini, mi scusi, in Italia i cittadini non hanno mai avuto questa concezione della Thatcher che il denaro sia denaro dei cittadini. No, no, io ce l'ho io. No, ma lei ce l'ha giustamente, ma il problema è che in Italia la classe politica riflette quello che cos'è l'italiano, perché il problema sono gli italiani, perché poi non ce lo... Cioè, diciamo giustamente, i politici fanno schifo, per carità, io sono la prima a pensare che metà della classe dirigente e politica italiana dovrebbe andare a casa. Dopodiché è l'italiano il problema sono gli italiani che non hanno un senso del loro Stato, un senso del fatto che vivono in una comunità, loro non hanno un senso di niente, cioè l'italiano è quello che è, l'italiano è quello che evade le tasse da ben prima di sapere degli scandali, perché l'italiano non paga le tasse, l'italiano è quello che non si mette la cintura di sicurezza, l'italiano è quello che non abbia effetto, l'italiano è quello che butta le cicche per terra, l'italiano è quello che non raccoglie le feci del proprio cane, questo è l'italiano, cioè l'italiano è questa roba qua. Purtroppo intanto cominciamo a tagliare le partecipate, va? Cominciamo a fare una roba tipo tagliare le partecipate nella legge di stabilità, per esempio su sta roba qua non c'è niente, cominciamo a eliminare, a ridurre la sfera dell'intervento pubblico. Stiamo parlando di un'altra cosa, professore, forse... forse questa cosa le sfugge, nel senso che la spesa pubblica sia inefficiente è fuori di dubbio, è dimostrato, altrimenti noi saremmo stati un paese decisamente più competitivo. Detto questo, però, immaginare che tutta la questione legata alla moralità della politica, delle istituzioni, della classe dirigente di questo paese possa essere ascrivibile a temi di spesa pubblica, che io vedo più come conseguenze di un atteggiamento
atteggiamento sbagliato che una certa classe politica ha avuto nei confronti dello Stato e delle istituzioni, che causa del distacco dei cittadini dalla politica. Però mettiamo, però dobbiamo anche... I cittadini è che in questi anni non ci sono stati risultati, che la loro condizione di vita, anche grazie alle politiche che lei difende e continua a difendere, nonostante si siano visti risultati, sono stati, le condizioni di vita sono peggiorate. Vogliamo dire che è colpa della Merkel? No, adesso però stiamo pure attenti. Io sto dicendo che la prima ragione della disaffezione della politica... Allora, Tangentopoli è stato uno scandalo devastante in questo paese, giusto? Però dopo Tangentopoli gli italiani andavano ancora a votare. Beh, c'era anche la speranza del nuovo partito. C'erano sicuramente condizioni diverse. Ma dopo Tangentopoli, che era più sistemico come meccanismo di corruttela, e che in parte è stato, secondo me, la madre di quel meccanismo di spesa pubblica. Però poi c'è stato il voto di protesta su Grillo adesso, se vogliamo dire. Cioè, allora, è una situazione sicuramente diversa, ma il risultato, l'approccio che oggi i cittadini hanno nei confronti della politica, siamo d'accordo che è diverso, e anche forse perché la corruzione è diversa, è più localizzata, è meno sistemica, ma sicuramente è diversa. Oggi uno dice: non me ne frega più niente, si arrangiassero, mi fanno schifo. E questa è la reazione, giusto? Non è una reazione civica per cui uno dice: no, mi impegno io, sono io il soggetto del cambiamento, no, di questa classe politica. Vabbè. Però scusa, va. Perché c'è questa differenza? Però un momento, vorrei riportare il dibattito al di là dei massimi sistemi, una piccola risposta. No, perché se no diventa, la crisi economica, i politici sono tutti uguali, va bene? Perché i più incavolati di questa situazione sono i politici onesti. Esatto. Chiaro? Quindi non me lo voglio sentire dire. No, però non cerchiamo di riportare i soldi dei cittadini, mi scusi. Ci sono i politici onesti. Se un cittadino me lo dice, gli rispondo come ho risposto lei. Sì, però scusate, io credo che fosse stato anche. Anch'io sono una contribuente. È stato sollevato, mi sembra, anche da Bonini. Dicevamo che c'è un punto anche di responsabilità politica. La responsabilità non è soltanto quella di dire sono onesto o non sono onesto, ma anche come me ne accorgo. La responsabilità politica sta nel dare risposte ai cittadini di dire: ti do dei servizi e ti abbasso le tasse. Qui noi facciamo il contrario, continuiamo ad alzare la pressione fiscale e dall'altra parte non diamo quei servizi che la politica potrebbe dare. Allora è chiaro che il cittadino protesta, perché il cittadino oggi allo Stato cosa si aspetta? Al di là dei servizi, dice: io lavoro, fatico, possibile che il 70% di quello che faccio deve andare allo Stato? Al di là se lo Stato sia efficiente o non efficiente. Quindi lei è d'accordo con Puglisi che la reazione è sul fisco, Bonino? No, che la reazione che bisogna passare. Io volevo riportare la discussione alla concretezza del marciapiede. Quando il professore dice una cosa che non è aggirabile, però, rispetto alla responsabilità della politica. Siamo a Roma, le municipalizzate, no? Certo, l'ATAC. Certo. Allora, l'ATAC è un carrozzone che perde 800 milioni di euro l'anno. Ed è un carrozzone gravato da un debito strutturale di 1.600.000.000. Allora, rispetto a questa questione qui, solo che è un pezzettino del default del Comune di Roma, il centrosinistra e il centrodestra negli anni non hanno messo mano. Hanno aumentato i compensi dell'amministratore delegato di ATAC. Allora il punto è molto semplice: la responsabilità della politica è questo, e non sto parlando adesso del codice penale, io non sto parlando del codice penale. La responsabilità della politica è l'idea che un amministratore pubblico ritenga irrilevante l'efficienza della spesa. Cioè il risultato. Allora, se un amministratore pubblico ritiene che una municipalizzata sia in nero o sia in rosso nei suoi bilanci sia del tutto irrilevante, ma non è stato così a Roma, di Roma è il governo del paese del PD. Posso dire che l'anno scorso è stato sottoscritto un accordo tra governo e comune di Roma che interviene esattamente su queste cose nel tempo, a meno che uno non dica stiamo parlando delle responsabilità di quello che è accaduto.
punto, allora, adesso lasci perdere, no, che è stato però, fatto siccome ora, si mette male. Sempre no, tutto insieme. Allora, vogliamo dire che questo è stato vero e che oggi però, per esempio, sulle municipalizzate c'è un piano molto stringente anche nella città di Roma. Nella legge di stabilità? No, il piano è stato approvato in Consiglio Comunale. No, non stiamo parlando delle municipalizzate. No, lui adesso parlava di Roma, io ho risposto su Roma. Sì, ma lei prima ha detto che c'era un emendamento. C'è già, allora, c'è in corso, diciamo così, un ragionamento che riguardava un emendamento da fare in legge di stabilità, che probabilmente, secondo me, finirà in un decreto sugli enti locali, perché tra la local tax, la questione municipalizzata e l'IMU agricola, come sapete, quella roba lì ha bisogno di essere un po' messa a punto. Ecco, quindi può darsi che si faccia a fine anno una cosa. Cioè, ci sono degli emendamenti, vengono fatti gli emendamenti sulle municipalizzate, viene fatta anche la proposta di privatizzazione delle municipalizzate. E poi c'è già un vincolo che lo fa, no, qualcuno lo fa, viene accusato di fare parte di chissà quale lobby, mentre invece le lobby sono quelle che si oppongono alla privatizzazione. E poi c'è già un vincolo per i comuni, però questo era nella spending review di Bottarelli e non è stato fatto. No, c'è già, esiste un vincolo nelle norme, va bene, però cerchiamo di rimettere un po' d'ordine. Allora, mi sembra il caso concreto, l'esempio concreto l'abbiamo fatto, lo faceva Bonini dell'ATAC, però quattro anni che si parla dell'ATAC a Roma, cioè lo scandalo dell'ATAC come quello dell'AMA non è che c'è adesso, diciamo sono anni che si parla soltanto di questo. Dopodiché non è stato fatto nulla, ma sono anni. Cioè, lo so, però forse un'inchiesta e una situazione di questo tipo, speriamo che l'emergenza... Cioè, una volta è arrivata dopo i giornalisti l'inchiesta, possiamo dirlo? Appunto, è arrivata dopo, perché sono anni che sui giornali si parla. Cioè, non è che adesso si scopre che Alemanno ha messo dei cattivi amministratori. Sono anni che si dice Alemanno ha messo il suo amico Panzeroni. Cioè... Sì, però anche adesso non mi sembra, ripeto, il problema dell'ATAC non nasce l'anno scorso, non nasce da anni fa, no, ma sono 15 anni. Nasce da anni, come nasce da anni il debito, da Veltroni, come nasce da anni dove il fatto che ci sia un buco a Roma. C'è un problema di riforma strutturale che evidentemente non si riesce a sanare, al di là del sindaco, al di là dei soldi che lo Stato ci mette. Non mi sembra l'idea sana quella di far fallire la capitale d'Italia, perché mi sembrerebbe un ulteriore, come dire, al turismo nazionale, che è un altro degli argomenti che Roma non sfrutta come potrebbe sfruttare, anche se in effetti abbiamo visto che non è tutta l'Italia. Allora, però io la interrompo, vorrei far sentire l'altro passaggio di Napolitano e poi lo commentiamo, quello contro la corruzione. Sono dilagate analisi unilaterali, tendenziose, chiuse a ogni riconoscimento di correzioni e di scelte apprezzabili per quanto parziali o non pienamente soddisfacenti. Di ciò si sono fatti partecipi infiniti canali di comunicazione, a cominciare da giornali tradizionalmente paludati, opinion makers lanciatisi senza scrupoli a cavalcare l'onda per impetuosa e fangosa che si stesse facendo, e anche per demagogia. Era naturalmente, stavamo risentendo lo stesso, se per favore la regia può mandare quello giusto, che è quello contro la corruzione, il secondo contributo, per favore. E urgente si è fatta la necessità di reagirvi, denunciandone le faziosità, i luoghi comuni, le distorsioni, impegnandoci in pari tempo, su scala ben più ampia, non solo nelle riforme istituzionali e politiche necessarie, ma anche in un'azione volta a riavvicinare i giovani alla politica, valorizzando di questa storicamente i periodi migliori, più trasparenti e più creativi. Allora, Maria Teresa Meli, quello di Napolitano era l'Accademia dei Lincei di ieri, con questi contenuti, secondo te già aveva un po' un tono da addio, saluto? Come... Sì, assolutamente, è anche un addio abbastanza amaro, perché l'addio di un signore che dice le riforme, vedo che sulle riforme non siete in grado di fare nulla, e diciamo quello che è successo ieri alla Camera lo dimostra, dove diciamo, la minoranza, una parte delle minoranze del PD, piuttosto che dare la soddisfazione a Renzi di vedere andare avanti le riforme, l'ha impallinato, pur avendo fatto un accordo, siglato un accordo qualche ora prima, ha tradito quell'accordo.
di un signore che vede appunto questo espandersi della corruzione, cioè un addio molto amaro. Dopodiché la cosa che mi ha stupito è che sulle televisioni, sui giornali, nessuno ha fatto caso a una parte importante di quel discorso di Napolitano, che il suo, tra virgolette, diciamo, attacco, cioè la sua critica alla Germania di Angela Merkel. E questo mi ha molto stupito, perché tutti noi presi dall'antipolitica e dall'inchiesta, eccetera, eccetera, non ci siamo resi conto che a un certo punto Napolitano parla di politiche miopi dell'Europa e stati dell'Europa che fanno interessi personali, cioè del proprio Stato. Ovviamente parlava di Angela Merkel, è chiaro che poi, essendo il Presidente della Repubblica Italiana, non può attaccarla direttamente, cosa che non fa persino Renzi, che uno, diciamo, che parla come pane al pane e vino al vino. E questo è stato un altro passaggio interessante di quel discorso che, ahimè, è andato perduto. Allora poi lo recuperiamo. Comunque era, no, ma non dico tutti noi giornalisti, perché ovviamente il tema era un altro. Però insomma era un addio molto amaro, insomma. Quello che mi ha impressionato è un signore che è stato richiamato, fra virgolette, in servizio da tutte le forze politiche, sono andati tutti in ginocchio dicendogli torna con noi, non sappiamo perché, non sappiamo cos'altro fare, e questo signore ha detto va bene, lo faccio a costo che voi facciate qualcosa, e adesso se ne sta per andare, sarà il 15 gennaio, sarà il 10, sarà il 20, sarà il 25, e se ne sta andando con l'amarezza di uno che vede che quello per cui era rimasto non c'è, non sta succedendo niente, per le beghe dei partiti, perché Berlusconi non può dare a Renzi la soddisfazione di fare questo, perché quell'altro, cioè per motivi insomma meschini di partito e di dialettiche meschine di politiche, non gli è stato dato, eppure Berlusconi e Bersani sono due di quelli che sono andati in ginocchio a chiedere a Napolitano per favore rimani. Questo è. No, e volevo chiedere a Paola De Micheli se quello che è accaduto ieri alla Camera, lo richiamava adesso Maria Teresa Meli, cioè questo blitz delle minoranze per far andare il governo sotto, è un po' un antipasto, oltretutto anche Forza Italia, diciamo, il governo è andato sotto perché c'è stato anche un voto dissidente di Forza Italia, di Bianconi. Ecco, è un avvertimento per quello che accadrà nell'elezione del nuovo capo dello Stato. L'elezione del nuovo capo dello Stato, che mi auguro sia più in là possibile, perché non è un segreto che io sia una grande sostenitrice del presidente Napolitano, però insomma, che sarà un passaggio difficile, questo è abbastanza normale, come è sempre stato nella storia di questo paese, l'importante è scegliere bene, però io credo che quello che è successo ieri... Non è un avvertimento ieri, della minoranza. Io credo che quello che è successo ieri fa parte di una discussione che è dentro a questi diciamo così, punti di riferimento. Il primo è, comunque dentro i partiti c'è una discussione che non può non emergere nelle commissioni, almeno nelle commissioni parlamentari, poi in aula insomma si vedrà. E questo vale per il PD e per Forza Italia, sui contenuti di merito della riforma. Dall'altra parte, secondo me, ieri è stato un incidente legato anche a qualche assenza e a qualche imprevisto, insomma, di troppo. Oltretutto, su un argomento che non è fondamentale per il funzionamento del futuro Senato, perché voi vi ricordate la discussione del Senato? Il Presidente della Repubblica, no, qualcosa però che voi cambia. Io parlavo soprattutto dei senatori a vita. Voi vi ricordate, è su quello che è andato, sotto il governo, voi vi ricordate la discussione micidiale che abbiamo avuto al Senato sulla reale composizione del Senato, no? Cioè sindaci o consiglieri regionali, quella è stata, no, poi la vera discussione. Quella fu una discussione. Ma questa però dimostra come si che può il PD dire? Ha un problema, allora, perché se si mettono attorno a un tavolo i rappresentanti della segreteria del Partito Democratico e il ministra che si occupa di queste cose da una parte e dall'altra le minoranze, va bene? E fanno un accordo, siglano un accordo in cui viene stabilito che non si vota contro le proposte del capogruppo del PD in commissione. Il capogruppo del PD in commissione è Emanuele Chiano, che è anche il relatore. Fa questa proposta, va bene? E coloro che hanno, siglato quel patto, ma alcuni fisicamente, cioè da Torre,
tradiscono la parola data e votano contro quel patto, forse c'è un problema nel Partito Democratico. Allora, o no? Ripeto, o possiamo soltanto dire un incidente per non c'è vincolo di mandato, non c'è vincolo di mandato, attenzione per i parlamentari. Ma questo non c'entra però vincolo di mandato, questo è un accordo politico, è la questione di un accordo politico. È ovvio che hanno la libertà di mandato. No, decidono, abbiamo la libertà di mandato, non facciamo nessun accordo politico. Essendo stata vicepresidente di quel gruppo fino a un mese fa, non darei una, diciamo così, una valenza così grave a questo episodio. Sicuramente perché ci sono Renzi stati si è arrabbiato passaggi... tanto però mi sembra Renzi no, certo, dal infatti, retroscena che diciamo ha che io la vedo un po' di più come la Boschi che forse essendo presente ha capito come sono andate le cose e ha detto che è stato un incidente, ecco io la vedo un pochettino di più come ministro delle riforme perché dentro queste dinamiche di commissione su cose grosse che magari possono dare anche un po' di visibilità e su questo sono d'accordo con la Meli, questi passaggi ci possono essere. Poi sicuramente ci vuole un'attenzione in più e non credo che ieri il mio partito ne sia uscito, diciamo così, ma io non darei tutta questa importanza all'importanza. Vado da Puglisi perché, professor Puglisi, allora sempre nei retroscena di oggi su questa vicenda delle riforme, così sono riportate, quindi sull'ira di Renzi, è riportata una frase che Renzi avrebbe detto ai suoi, ovvero se falliamo sulle riforme, insomma avvertendo la minoranza, anche riportando la loro responsabilità, se falliamo noi, poi attenzione, arriva la troica. Allora è un rischio concreto questo, se visto anche la lega alle minacce, una minaccia sulla minaccia di Juncker. Certamente giustamente il Presidente del Consiglio cerca di coagulare il consenso dentro il proprio partito dove chiaramente non ci sono posizioni concordi e quindi si capisce l'appello. La questione è a bovo. Innanzitutto io non capisco perché sia stata data tutta questa enfasi dal Presidente del Consiglio stesso alle riforme istituzionali. Nel senso che non mi sembra che abbiano questo effetto così rilevante sulla crescita economica quando avrebbe dovuto dare più rilevanza alla parte economica però io più della che, sua io della capisco sua politica... la sua lettura, però le chiedo di fare uno sforzo per leggere quelle che sono le, diciamo, per leggere, per spiegare quindi poi ai telespettatori quello che Juncker chiede, cioè da quel punto di vista capisco la sua posizione. La linea giusta è, allora Juncker naturalmente tiene presente il fatto che esistono dei vincoli che ci possono piacere o meno riguardo all'andamento dei conti pubblici. La risposta giusta ce l'avrebbe Padoan e secondo me su questo punto Renzi dovrebbe ascoltare Padoan e ne ha parlato bene ieri sempre sul Fatto Quotidiano Stefano Feltri, cioè la linea su cui dovrebbe spingere, e da alcuni oggi è stata enfatizzata questa linea di lettura, quello che dovrebbe spingere l'Italia è un po' una questione tecnica, ma è sostanzialmente questo, detto in parole semplici, che noi in realtà siamo in recessione, quindi se non fossimo in recessione i nostri conti non sarebbero pubblici, non sarebbero messi così male. È un punto molto tecnico perché riguarda il modo in cui viene definito il deficit strutturale. Questa è una questione che in realtà era stata già enfatizzata fin dai tempi di Grilli quando era ministro dell'economia. È una questione tecnica per cui noi sembriamo sempre cattivi perché sembriamo in buona sostanza non in recessione. Perché se siamo in recessione allora il bilancio pubblico va peggio. E quindi siamo giustificati nell'avere un bilancio pubblico che va peggio, cioè un deficit più alto, perché siamo in recessione. Nei criteri di calcolo della Commissione finisce che noi praticamente non siamo mai in recessione, cioè siamo praticamente attorno al nostro equilibrio di lungo periodo, perché il nostro equilibrio di lungo periodo vuol dire non crescere. Questa è una questione su cui si può spingere, perché riguarda le regole di calcolo, riguarda quanto noi siamo cattivi rispetto all'andamento dei conti pubblici. Poi dall'altra parte sul dato delle riforme, cioè, io penso che bisogna ascoltare con attenzione. Però, perché nell'intervista al Frankfurter Allgemeine Zeitung ieri Juncker ha detto l'Italia e la Francia stanno facendo le riforme, se poi non le fanno allora conseguenze spiacevoli, quindi vuol dire che danno molto peso alle riforme, esatto. O no? Senz'altro, per esempio danno un peso alle riforme istituzionali, danno un peso al Jobs Act, secondo me danno troppo peso al lato delle riforme istituzionali, non ne danno abbastanza al Jobs Act, danno anche
peso alla revisione della spesa pubblica. Nell'ultimo documento uscito, che qualche settimana fa, si nota, quindi riguardo ai progressi dell'Italia, si nota come il cambiamento dei criteri di spending review dopo l'uscita di Cottarelli non sia stata una bella idea. Questo non è stato molto enfatizzato, però dovrebbe essere enfatizzato, perché sostanzialmente la Commissione Europea dice: vabbè, avete cambiato approccio, tradotto dal burocratese, dall'inglese, avete cambiato approccio e adesso dite ai ministeri come tagliare, e sono i ministeri che devono decidere cosa tagliare. Questo è stato il nuovo approccio di revisione della spesa. La Commissione dice: bah, voi delegate ai ministeri, non ci sembra esattamente l'idea migliore. Si ritorna alla solita cosa dei tagli lineari. Chiarissimo, ma i tagli lineari possono andare bene, ma diciamo il problema è se ci siano, perché alla fine della fiera io vedo molte clausole di salvaguardia dentro la manovra, ovvero sia se le cose non vanno bene, se non è che si taglia la spesa, si alza l'IVA e si alzano le accise, questo allora, è quanto. Chiarissimo, ci fermiamo ancora per la pubblicità, restate con noi. Allora, intanto ci sono delle notizie di cronaca, ci sono stati altri due arresti nell'ambito dell'inchiesta Mafia Capitale, quindi l'inchiesta con la corruzione a Roma, e sono due arresti da parte dei carabinieri del ROS, scrive l'ANSA, nell'ambito dell'inchiesta della Mafia Capitale. In manette sono finiti Rocco Rotolo e Salvatore Ruggero, entrambi per associazione di tipo mafioso. Sono accusati di aver assicurato il collegamento tra alcune cooperative gestite dalla cupola romana e l'Andrangheta, e questo è il primo dei flash che sono usciti. E poi appena, ecco qui, ed era sempre, ecco, il secondo che ci spiega che era sempre legami con l'Andrangheta per la gestione del mercato dei migranti e anche per la pulizia del mercato esquilino, in cambio della protezione in Calabria alle cooperative della cupola. Questo era il tipo di scambio. Carlo Bonini, tu oggi ti sei occupato, sei tornato sulle vicende di Tor Sapienza, di cui abbiamo parlato molto nelle scorse settimane, perché sono state proprio scene di guerriglia, di tensione, anche di scontro con la politica, che andava lì a occuparsi della questione tardivamente, secondo gli abitanti. E tu scrivi che in realtà la cooperativa che gestiva il centro minori che era stato preso d'assalto era stata per anni nel mirino del 29 giugno di Buzzi. Sì, si scopre che questa cooperativa, a partire dal 2005-2006, è stata oggetto di minacce molto, molto serie, molto, molto esplicite, del braccio destro di Buzzi, di questo signore che si chiama Coltellacci, lo citavo prima. Nel tempo, siccome questa cooperativa non faceva parte, aveva deciso di non accedere al cartello, lo chiamava così Buzzi, al cartello, al condominio con cui venivano spartiti gli appalti del terzo settore, a cominciare dal lucrosissimo business dei migranti e dei minori non accompagnati, per le quali le cifre sono molto, molto importanti. Questa cooperativa era stata appunto messa nel mirino. Messa nel mirino significa che a un certo punto Coltellacci si presenta dalla titolare, dalla presidente di questa cooperativa, Gabriella Enrico, e le dice: guarda, ti faremo cambiare città, non guardiamo in faccia né a donne né a bambini. E il marito di questa poveretta, quindi, viene anche mandato a San Camillo, all'ospedale. Diciamo, non paghi di ottenere appalti e di ottenere tutto quello che ottenevano, anche questo ruolo metteva in atto dei perché comportamenti estorsivi violenti. Insomma, perché il problema era questo: il cartello, diciamo, il cartello funziona fino a quando una cooperativa, un'associazione non decide di fare le cose per bene, cioè manifestare il proprio interesse in una gara d'appalto, in un bando. Perché se non ci sono manifestazioni di interesse, quella commessa può essere affidata a trattativa diretta. Invece, viceversa, se qualcuno manifesta l'interesse, si deve procedere con una gara, ancorché magari truccata, ma comunque bisogna pure farla questa gara. Ecco, lei aveva la colpa, la poveretta, della cooperativa Un Sorriso, di partecipare ogni tanto, ma meglio, di manifestare interesse a una serie di gare. E quindi per questo viene a lungo ostracizzata, addirittura negli anni della giunta Alemanno
viene a un certo punto, siccome si era azzardata a vincere il bando per la casa dei papà, che è una struttura per padri separati, viene convocata in fretta e in furia al Dipartimento delle Politiche Sociali del Comune, dove si trova di fronte un signore che si chiama Maurizio Lattarulo, in arte Provolino, ex NAR e banda della Magliana, naturalmente trasformato in consulente per le politiche sociali, il quale gli dice: hai sbagliato, ti sei messa di mezzo, ti devi togliere di mezzo. Allora, tutto questo per dire che poi alla fine, nella notte, nelle notti dei fuochi di Tor Sapienza, questa signora riceve una telefonata da Buzzi, e quando lei disperata dice: qui sotto ci sono i fascisti, fanno il saluto romano, eccetera, eccetera, Buzzi gli dice: non ti preoccupare, adesso faccio un paio di telefonate e sistemo. E lì le si accende una luce, perché che vuol dire? Che c'entra Buzzi con i fascisti che stanno qui sotto, che vogliono bruciare i neri, vogliono bruciare gli arabi? Era il mondo di mezzo. Quindi questo tuo pezzo di oggi ci fa un po' rileggere quei fatti, un po' si era detto che c'è, però quei fatti di Tor Sapienza li dobbiamo rileggere alla luce di questo. Insomma, mi sembrano una serie di circostanze significative che spiegano come anche a Roma, nelle borgate, nelle periferie, sul fuoco della rabbia sociale, chi soffia non è necessariamente seguendo un'agenda politica, ma seguendo un altro tipo di percorso, un altro tipo di ragionamento. Tanto è vero che la povera presidente della cooperativa, una volta sconfitta a Tor Sapienza, cioè costretta ad abbandonare solo Tor Sapienza, incontra un amico, e l'amico gli dice: ma sai, Buzzi va dicendo che adesso ti ha in pancia, nel senso ti ha in pugno. E naturalmente questi sono metodi mafiosi, perché come sempre succede nei casi di mafia, io prima creo un problema, poi te lo risolvo. Cioè, il metodo è questo qui. Questo fatto che richiamava prima Brignani, vengo da lei, perché il fatto che Alemanno, che fosse presente negli uffici del comune la figura di Provolino, sicuramente Alemanno mi sembra che abbia fatto autocritica su questo, dicendo, e poi non si può lamentare che Provolino ha tradito. No, dicendo questo, che lui, come dire, l'errore che ha fatto, almeno l'ha dichiarato, è quello di essersi collegato e avere una serie di collaboratori a lui da tempo vicini e, come dice lui, da tempo fedeli, ma evidentemente non all'altezza, perché questa poi è la grande accusa che comunque molti hanno fatto ad Alemanno, cioè il fatto di aver in buona fede messo tutto se stesso. È un politico bruciato, secondo lei, Napolitano? Napolitano ha fatto un'onesta carriera e direi assolutamente degna del personaggio. Ma guardi, Alemanno è indubbiamente in questo momento un personaggio in difficoltà, adesso non so come ne uscirà, però indubbiamente se lui dica: io non so chi era Carminati, questo non ci credo. Che poi lui abbia fatto affari, abbiamo avuto rapporti, è tutto un altro discorso, è tutto dimostrare. No, ma non stiamo parlando degli affari, stiamo parlando della politica. Però, scegliere i miei collaboratori, allora basta, smetti di fare politica. Cioè, non dovete che ieri c'era qui Umberto Caroppi, che sembra, è stato cacciato da Alemanno. Che però a sinistra tal Odevine era stretto collaboratore di illustri personaggi. Cioè, equiparare quella vicenda, quella di Alemanno, all'epoca, di fatti, non lavorava con Walter Veltroni. Quindi capito, però mi sembra di tutti cose, quanti hanno detto che era un personaggio stimato, che era un personaggio che tutti avevano fiducia. Scusi, quando io prima parlavo della responsabilità, della politica, bisogna sempre dire, però anche quelli di sinistra, dicendo che Alemanno è stato il primo. Ieri abbiamo
abbiamo fatto la puntata quasi tutta sul fronte, c'erano Croppi e c'era anche Gasparri, abbiamo parlato tantissimo della sinistra, delle cooperative, di Poletti. Allora, non ne, dopo riparliamo se vuole per tre ore, e quello che lavorava pure Muzzi stava anche nella cosa. Che Alemanno è stato il primo ad ammettere di aver fatto una serie di errori nella scelta dei suoi collaboratori. Sì, ma io le ho fatto un'altra domanda. Secondo lei, mettiamola così, errori nella scelta dei collaboratori gravi come quelli che ha fatto Alemanno, lo bruciano, non Napolitano, lo bruciano esatto. Come politico o no? Questo è il tema. Questa è una scelta che dovrà fare Alemanno. Evidentemente sul suo destino politico gli errori fatti peseranno sicuramente, anche perché pensa? È tutto un tipo di atteggiamento, lui, visto che si è sospeso da tutti gli incarichi Fratelli d'Italia, perché poi alla fine lui aveva quattro collaboratori, mi sembra, di fiducia, tutte e quattro che stavano in galera, sono indagati, eccetera, stanno a significare che in questo tipo di scelta c'è stato. Però ripeto, la scelta politica è una cosa, oggi qui si parla di un Alemanno indagato penalmente e responsabile penalmente. No, ma allora su lei questo è tutto un discorso diverso, tutto da provare. Sulle scelte fatte, lei al posto suo che farebbe? Beh, indubbiamente prenderei una grossa pausa di riflessione. Vabbè, mettiamola. La pausa di riflessione. Posso? Prego, Puglisi. Sì, volevo aggiungere un punto alle note interessanti di Carlo Bonini. Mi sembra che qui in Italia serva praticamente più Adam Smith che Keynes, nel senso che la concorrenza è una forza che dovrebbe fare bene rispetto alla gestione dei denari pubblici. Però vediamo come viene inibita, ci racconta Carlo Bonini come la concorrenza viene inibita. Ma quello diceva Adam Smith dice una cosa molto interessante, ovvero sia nella ricchezza delle nazioni dice che ci sono degli imprenditori che si incontrano, possono anche incontrarsi per giocare a golf o fare qualcos'altro, dopo un po' parlano d'affari. Cioè, quindi, cosa vuol dire nel caso di imprenditori privati? Vuol dire alzare il prezzo, ma in realtà alzare il prezzo c'è anche in queste vicende, quindi c'è una cupola, cos'è? Una connivenza, una collusione. Questa è una cosa, la questione è confrontare quello che succede nelle imprese private nel lato pubblico dell'economia. Nelle imprese private, quelli che partono più spesso come dirigenti sono i responsabili acquisti, perché sono quelli che comprano e ogni tanto, diciamo, rischiano di farsi corrompere da quelli dai loro fornitori. Il problema è che dal lato pubblico ci sono tantissimi responsabili acquisti. Questa è una cosa importante da tenere presente, perché altrimenti non si capisce perché ci sono così tanti fenomeni di corruzione. E poi è corruzione o concussione? Forse ha ragione Marco Travaglio, come scriveva ieri, non mi capita spesso di dare ragione a Travaglio, ma secondo me su questo ha ragione. Noi abbiamo un sistema per cui c'è la corruzione e la concussione. Il pool di Mani Pulite suggeriva di mettere tutte e due insieme in un reato che è concussione, non lo so, chiamiamolo corruzione, in modo tale che non ci sia un rimpallo di responsabilità. Sei dentro un contratto di corruttela, siete responsabili tutte e due. È molto più semplice, a mio parere, dal punto di vista dell'innovazione legislativa, sarebbe una delle cose più importanti da farsi. Comunque, secondo me è più grave chi li chiede. Più grave chi li chiede. Carlo Bonini. Cioè, secondo me è gravissimo che vengano chiesti, cioè rimane, secondo me, una differenza fondamentale. Cioè, sono gravissimi tutti e due, però visto e considerato che... Chi fa il tentativo di corruzione, cioè il soggetto... Allora... È un tuo diritto partecipare a una gara, cioè io sto facendo oltre che, no? Io ti nego anche un diritto, io ti sto negando un diritto nel momento in cui ti chiedo dei soldi per, no? Allora siamo oltre anche, diciamo così, l'atteggiamento dell'imprenditore che comunque rimane grave e lo condanno senza se e senza ma, però nella mia, diciamo così, gerarchia di valori, ecco, per la gerarchia di valori che ho in testa, per quello che credo io delle istituzioni, secondo me si arriva addirittura anche a una negazione del diritto, perché la concorrenza, poter stare su un mercato dove le regole sono uguali per tutti, sì, fa parte dei diritti, dei diritti economici, dei soggetti, se tu pensi al Mose, sembra che molte volte era l'imprenditore che diceva c'è questa gara, troviamo quella a cui dare i soldi, cioè nel senso che molte volte parte dall'imprenditore più che la richiesta, poi trovi quello infedele che va sicuramente condannato come gonfioffre. Ovviamente, no? L'atteggiamento che ha la politica. Volevo solo fare una battuta su quello che diceva prima il professor Puglisi sulle centrali di acquisto, cioè sul fatto che ci sono in Italia tantissimi soggetti che giocano nel pubblico il ruolo che nel privato viene fatto dal capo dei compratori, insomma, ecco. Dal 2013, dall'anno scorso, noi abbiamo attivato un percorso di legge
per concentrare le centrali acquisti che dal, diciamo così, l'anno scorso risultavano superare le 34.000 unità, cioè ci sono 34.000 cose dentro alle istituzioni, che sono singole persone o appunto pezzi di istituzioni che hanno la possibilità e la facoltà di comperare. Ora, nei paesi europei con i quali noi siamo in competizione e che ci chiedono le famose riforme, anche secondo me in maniera ultimamente un po', insomma, ridondante, eccessiva. Ecco, a lei non è piaciuto Juncker ieri? No, beh, insomma, adesso è vero che parlava ai tedeschi e quindi, però insomma, l'Italia è il paese che ha fatto le manovre di aggiustamento di bilancio più profonde d'Europa, senza dover fare interventi di salvataggio delle banche, no? Dopo la Grecia, dove però c'è stata la troica, tanto per intenderci, è quella che ha stabilizzato di più. È vero che è anche il più grande debito pubblico, tra i più grandi debiti pubblici del mondo, ma è quello che lo ha stabilizzato di più, perché tutti gli anni hanno, tutti gli altri paesi europei dell'euro hanno avuto delle performance di esplosione del debito pubblico decisamente più elevate. Quindi sono, abbiamo fatto fare sacrifici fiscali e anche se non sempre con risultati di efficienza straordinaria, ma anche alla pubblica amministrazione con dei tagli di spesa veri, telefonare comuni, telefonare regioni e telefonare certi ministeri che ce lo possono dire con molta chiarezza. Continuiamo a dirci ste riforme, ma non riconoscere che insomma i due governi centrosinistra hanno cambiato passo rispetto al passato è un atteggiamento. Quando Renzi dice se falliamo noi arriva la troica è... Oh. No, Renzi dice una cosa che la situazione se fallite sia, voi io non credo che arrivi la troica, francamente, però dico che poi viene chiamata o sbaglio eh? Viene chiamata la troica, no, ma no. Io credo che non, cioè sia una frase, diciamo così, un'iperbole, nel senso che questo qui è il governo che ci siamo dati e quindi questo governo deve andare avanti e governo ha la fiducia del Parlamento, comunque il Partito Democratico ha la maggioranza relativa del Parlamento e quindi sceglie di governare, abbiamo un piano di riforme da realizzare, ci saranno degli inciampi, avremo qualche problema, c'è stato anche qualche rallentamento oggettivo, legato però secondo me ad una giusta discussione anche dentro la maggioranza, però questa è la prospettiva che noi ci siamo dati. Cioè non è che adesso l'Europa... Guarda, io ho avuto il privilegio di andare a Strasburgo con il ministro dell'Economia quando Juncker ha presentato il piano degli investimenti. Cioè ci vuole anche, come si può dire, un po' di capacità di riconoscere, no, gli sforzi dei paesi. Poiché in Europa abbiano sempre il sospetto e il retropensiero, che noi si continua a cambiare i governi, che noi si fanno promesse e poi dopo non la si rispetta, è difficile. Questa la posso giustificare. Però che la progressione, che perfino l'OCSE ci riconosce la progressione dei risultati di bilancio, non può essere negata. In una condizione di recessione duratura e continuativa, per la quale questi aggiustamenti di bilancio sono ancora più complicati, ancora più difficili, ancora più profondi. Cioè, credo che esista un limite anche alla richiesta di rigore, mentre non ci deve essere limite alla richiesta di sobrietà, che cioè, hanno anche due concetti... Non del tutto sovrapponibile. Io volevo tornare da Bonini, però, perché in realtà abbiamo aperto una parentesi e la stiamo chiudendo adesso sull'economia, che era una questione molto importante, però volevo chiederti, Carlo, tornando alle inchieste che stai seguendo, cosa ne pensi delle misure che Renzi ha annunciato e che saranno prese domani dal Consiglio dei Ministri? Ti sembrano efficaci? Beh, sì, insomma, confermano quello che dicevo prima, cioè che secondo me, a mio avviso, il Paese fin qui ha usato armi spuntate contro la corruzione. Insomma, Renzi nel tweet di stamattina cita un dato, mi sembra, no, inequivoco. Se i numeri. Tu hai 50.000 detenuti e di questi 50.000 detenuti i 4/5 sono piccoli spacciatori o tossicodipendenti. Anche questo, diciamo, frutto di dei governi di centrodestra che hanno ritenuto che la priorità fossero appunto gli spacciatori e non i colletti bianchi che si mettono in tasca il denaro. Quando ogni volta, se no ritorniamo, l'antipolitica si alimenta di questa roba qui.
Cioè l'antipolitica si alimenta di questa roba qui. Anche la vicenda di Roma è una vicenda, da questo punto di vista, assolutamente esemplare rispetto a quello che accade. Allora, il politico non sa, non vede, non parla, come le scimmiette, no? Nel senso che il politico dice, beh, la colpa è del mio collaboratore, perché io che ne so con chi parlo, no? O che ne so con chi parla il mio collaboratore. Quindi la colpa è del collaboratore. Poi c'è decisivo il cuscinetto ulteriore, che è quello della pubblica amministrazione. Pubblica amministrazione che è sul mercato della corruzione con, diciamo così, in una situazione quasi di relè, perché da una parte è in grado di estorcere denaro all'imprenditore, al cittadino che magari chiede semplicemente di poter esercitare un proprio diritto. Dall'altra è in grado a sua volta di estorcere in termini di carriera e progressione di carriera al politico, no? Il suo sì o il suo no, perché la burocrazia italiana, quando si ha a che fare con la burocrazia italiana, si parte sempre da un no. In Italia, se uno chiede di fare qualcosa, la prima risposta è sempre no. Però si può vedere, no? Allora, il punto, ritorniamo al discorso di prima, la responsabilità della politica. Allora, le responsabilità della politica, a mio avviso, sarebbero quelle per cui, per questo prima giustamente la Meli la sollecitava, dopo quello che è accaduto, serenamente, no? Bisognerebbe dire ad Alemanno non che ha un problema. Alemanno non può più fare politica in questo paese, ma non può più fare politica in questo paese non perché è mafioso, ma perché ha dimostrato di essere un pessimo politico. Allora, e quindi diciamo, è un pessimo politico. Allora, questo sarebbe un segnale di responsabilità. Il segnale di responsabilità della politica sono la riforma della pubblica amministrazione, sono le riforme della giustizia penale e della giustizia civile. Queste sono le responsabilità della politica. Un paio di volte volevo soltanto invece, negli ultimi 10 giorni, qual è stato lo sport nazionale, diciamo così, ahimè, purtroppo, della politica? Dire, vabbè, ma poi in fondo siamo tutti uguali. Perché poi a Roma che è successo? Ma sì, è questa. Ma poi in fondo a Roma, appunto, lo ricordava. Che è successo? L'onorevole Gasparri, sono 7 giorni che senza spendere una sola parola sui suoi ex compagni di strada è impegnato in tutte le sedi, su Twitter, in tutte le trasmissioni a ripetere come un disco rotto che ci sono le cooperative, che ci sono i rossi, che è la sinistra. Non si va da nessuna parte così. Diciamo che della sinistra, il problema è commissariato il PD di Roma. Però scusate, cioè, no, abbiamo anche riconosciuto che ci sono stati dei problemi. Adesso noi non è che siamo anche abbastanza quello di dire, siamo sempre una storia, la rigidità. Mi permetto di dire, visto che sono stato chiamato in caso un paio di volte, allora, che la politica di centrodestra sia stata da sempre una politica contro la droga e rispetto all'immigrazione, cercando di risolvere il problema, lo dimostrano i dati di fatto. No, però fammi finire. Cioè, nel senso che è una battaglia che abbiamo sempre fatto, se abbiamo inasprito i provvedimenti contro la droga ne andiamo fieri, se nel 2011 arrivavano in Italia 1.000 immigrati all'anno e non 1.000 al giorno, evidentemente perché determinati accordi che c'erano poi sono saltati, fatti a Berlusconi, per cui rivendichiamo quelle politiche fatte. Poi non è assolutamente vero, non è assolutamente vero che noi non abbiamo fatto la politica, la mafia, e i dati sono quelli che sono, non abbiamo fatto politica nei confronti della pubblica amministrazione. I problemi della giustizia civile e penale che sono atavici e che noi abbiamo provato a affrontare sono legati anche a altri aspetti. Noi nel 2005, ti ricordo, che abbiamo fatto una riforma dello Stato, della pubblica amministrazione, che ci è stata bocciata dalla sinistra unicamente perché era fatta da Berlusconi ed era anti-pregiudizio anti-berlusconiano. Infatti noi abbiamo sempre riconosciuto a Renzi di aver, se non altro, tolto questo cappello dell'anti-berlusconismo dicendo facciamo le cose insieme, ma le cose vanno fatte per il paese, le riforme per il bene del paese, perché noi, e sono in questo assolutamente d'accordo con Puglisi, siamo assolutamente contrari all'attuale politica economica che sta facendo questo governo, perché ricordo che oggi dopo 3 governi non eletti, Monti, Letta e Renzi, chiederei ai cittadini italiani se sono contenti di quello che stiamo. Come? È Forza Italia che non vuole noi diciamo che prima bisogna fare le riforme, perché non è vero che le riforme, non solo perché lo dice Juncker, ma lo dice il paese. Questo è un paese che ha bisogno di essere governato. Per essere governato va semplificato. Le riforme servono a questo, e per questo che Forza Italia sta in questa battaglia. Vabbè. Perché le riforme sono necessarie al paese, al di là di quello che dice l'Europa. Sull'Europa abbiamo un atteggiamento assolutamente diverso da quello di Renzi. Dove cerchiamo, come dire, di far valere un po' più di orgoglio italiano, perché lì il problema
almeno la soluzione del problema noi riteniamo debba esserci. Allora ci fermiamo per la pubblicità ancora, poi torniamo alle ultime domande fra poco. Allora, Maria Teresa Meli, oggi scrivi che Renzi ha voluto lanciare una specie di ultimatum facendo circolare l'ipotesi di un ritorno alla legge elettorale Mattarellum se poi ci saranno altri, come dire, problemi che arrivano dalla minoranza interna. Ma ti volevo chiedere intanto che sta succedendo effettivamente, quali sono le sue mosse e poi anche se in realtà l'arma delle elezioni e l'arma delle elezioni magari con un sistema come il Mattarellum è spendibile, nel senso non c'è una situazione bloccata per cui di fatto non abbiamo una legge elettorale per andare al voto. Allora, io credo che il Mattarellum, ma comunque se Renzi forzasse lo otterrebbe, perché il PD non può dire di no al Mattarellum, ma persino la parte di minoranza ha già detto di sì, i grillini devono dire di sì, alla Lega tutto sommato conviene, perché la Lega almeno al momento con Forza Italia non si vuole alleare, quindi alla fine se lui volesse fare una forzatura passerebbe. E a quel punto il PD si presenterebbe ovviamente da solo, non farebbe nessuna coalizione centrosinistra, perché il PD di Renzi si è capito che è un PD non a vocazione maggioritaria, ma un PD maggioritario. Però credo che alla fine della festa non convenga per primo a Silvio Berlusconi rompere il patto del Nazareno, perché se si andasse alle elezioni con qualsiasi sistema, tanto più col Mattarellum, diciamo, Forza Italia scomparirebbe, punto. Ricordo che Berlusconi è stato dato per morto, penso, no, 10 volte. C'è un certo punto in cui si arriva a una capolinea, politicamente, quindi voi siete i primi. Però siccome state temporeggiando, prendendo del tempo, mi pare di capire che Renzi si è un po' rotto le scatole del fatto che voi da una parte temporeggiate, dall'altra parte c'è un'area della minoranza che cerca di fare lo sgambetto, e quindi sta cercando di forzare. E il discorso, anche quando lui dice dopo di me c'è la troica, da una parte è, fra virgolette, vero, nel senso che è chiaro che dopo questo governo c'è il fallimento, non c'è niente, questo governo è l'ultima spiaggia, lo sanno tutti, e quindi alla fine della festa poi la minoranza sta cercando, il PD sta facendo un gran casino per avere in realtà dei posti bloccati in lista, quando mai sarà, perché ha il terrore che Renzi dispiani. Berlusconi sta tirando per le lunghe per avere una particina anche lui nel grande gioco dell'elezione del successore di Napolitano. Ognuno sta tirando dalla sua parte per avere qualcosa da Renzi. Renzi, che è un tipo, diciamo, molto fiorentino da questo punto di vista, spirito bizzarro, abbastanza così fumantino, si è stufato, perché vuole raggiungere certi risultati entro una determinata data, perché certi risultati, che ne dica il professor Puglisi, sono importanti, ma anche per l'economia, perché avere un governo che governa grazie a una legge elettorale per cui a un certo punto si decide chi governa il giorno dopo le elezioni, si capisce chi governa, avere un sistema bicamerale che non sia questo e che quindi le pratiche siano più svelte, è ovvio che fa sì che un governo invece portare avanti un provvedimento economico o un provvedimento qualsiasi per 6 mesi lo porta in un mese, magari questo contribuisce anche ad aiutare la situazione economica, qualsiasi cosa. Mi permetto di dissentire su un aspetto. Si continua a dire che noi facciamo melina. Se noi prendiamo l'Italicum votato alla Camera, noi l'avremmo votato dopo un mese al Senato. Se il Partito Democratico e cambia il premio di lista e cambia le cioè lo modifica, è chiaro che se modifica la legge, poi la legge è
un leader diverso. La riforma del lavoro, noi quella uscita dal Consiglio dei Ministri, l'avremmo votato il giorno dopo, dopodiché un ordine del giorno del PD ce l'ha modificato. Per cui, se noi vogliamo parlare di contenuti, possiamo discutere, ma che noi siamo a fare Melina quando avremmo votato dopo tre giorni quello che abbiamo dato alla Camera, mi sembra un'accusa assolutamente ridicola. Noi le riforme è l'unico motivo per cui Berlusconi è uscito da Palazzo Chigi dicendo che comunque il fatto del Nazareno andava avanti. Esatto. Dopodiché voi al Senato, dicendo la riforma del Senato avanti, dopodiché voi in Senato, sulla riforma del Senato, voi avete il Presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera, che ha attualmente, il Presidente della Commissione che ha la riforma del Senato, è vostro, e state traccheggiando anche là. Ma chi lo dice? Si sta volando, dice il 16 per l'anno. Qui volevo arrivare. Allora, la tenuta del patto del Nazareno, le chiedo di dirci se tiene all'interno di Forza Italia, perché quello che abbiamo visto ieri, quindi ne parliamo oggi, è che non soltanto c'è stata una rottura dentro il PD, ma c'è stato un voto contrario alla linea di Forza Italia che è stato decisivo per far andare sicuramente contro il governo. Sicuramente io concordo sul fatto che non mi è sembrata Cioè voi vi aspettate la stessa domanda che facevo all'onorevole De Micheli, la faccio a lei. Erano anche lì delle prove generali per il Quirinale, per dimostrare che comunque Berlusconi non controllerà mai. Allora, innanzitutto devo dire che chiunque frequenta il Parlamento sa che Maurizio Bianconi è uno spirito libero che sta all'interno del partito, come possono esserci in ogni partito democratico. Sì, però sta conflitto. Ma questo, insomma, è ancora non si è ben capito, l'ha dichiarato. Sì, però voglio dire che sui cinque componenti di Forza Italia che stanno in commissione, alla fine c'è stato questo voto, ripeto, poi su un emendamento che, per carità, è sempre un emendamento, per cui non lo voglio sottovalutare, però non è sostanziale rispetto alla composizione del Senato. Per cui noi riteniamo che, per quanto ci riguarda, adesso andremo a vedere gli emendamenti che saranno al Senato sulla legge elettorale, perché l'idea nostra è quella comunque che gli emendamenti, una volta trovato l'accordo, quegli accordi che si rispettano quando si sottoscrivano, poi andranno ritirati. Per cui noi siamo abbastanza sereni. Quindi Mattarellum no, però. Ma insomma, io ripeto, penso... Perché dobbiamo andare a parlare di consultello di Mattarello quando noi siamo impegnati a fare una riforma elettorale? Noi la vogliamo portare fino in fondo. Se il patto del Nazareno, o comunque il patto per una legge elettorale maggioritaria che dia la possibilità a chi vince di governare, si deve portare avanti. Altre forme in questo momento non ci interessano. Saranno residuali, però ripeto, a quel punto è evidente che se non c'è una maggioranza in Parlamento sulla legge elettorale, non c'è per nessuna legge elettorale, questo è come almeno lo penso io. Ma io mi auguro che invece le riforme, che ripeto non servono a Forza Italia, al PD, servono al Paese, si portino avanti e si facciano. Mi sembra che la riforma costituzionale il 17 sia in aula alla Camera, dall'altra parte al Senato stanno andando avanti con la legge, se poi dopo improvvisamente il 15 gennaio si diventa Napolitano, è evidente che poi c'è un altro problema. Paola De Micheli, una domanda per lei, però, in quanto lei è stata molto vicina al precedente Presidente del Consiglio, Enrico Letta, tuttora De Lettiani. Allora, siccome c'era proprio nel pezzo di Maria Teresa Meli, si notava di oggi, Maria Teresa, che è qui, quindi insomma Lettiani dice, in commissione Marco Meloni vota contro e Francesco Sanna, sono due lettiani, esce, il che avvalora l'ipotesi che in mezzo a questa fronda, in questo caso, ci siano pure i lettiani. Dico, i renziani pensano questo, scrivo io, avvalora il complotto lettiano. Ripeto, allora, siccome il mondo, diciamo così, definito lettiano in questo momento è abbastanza... Cioè non è più prima. No, boccia, è tutto con la minoranza. Esatto. Quindi diciamo, gli esponenti di di quel gruppo che insomma dava un suo contributo al Partito Democratico oggi hanno posizioni abbastanza differenziate. Escluderei categoricamente complotti e meccanismi organizzativi di questo tipo. Che ci sia invece una discussione tra persone che vengono appunto dalla storia mia rispetto a come affrontare le questioni delle riforme istituzionali, questo è vero. Faccio una battuta su Forza Italia però, ma lo dico con affetto perché io credo che la democrazia è il primo presidio di giustizia, sì, di realizzazione delle cose quando è dell'alternanza, quando non è bloccata, e lo abbiamo visto. Quindi io lo dico anche con affetto nei confronti di tutte le opposizioni. Però nel caso di Forza Italia è in corso un processo faticoso
che passa attraverso meccanismi di leadership che si consolidano, ma di normalizzazione. Di normalizzazione, quello è un partito che per 20 anni ha vissuto di ordini supremi superiori. Oggi il fatto che ci sia una discussione dentro Forza Italia è una normalizzazione, cioè io credo che sia sano per loro, io credo che sia una cosa sana. Poi sulle riforme ci saranno ancora già gli aggiustamenti da fare, ma è del tutto inevitabile, perché la complessità di questo processo è importante, sapete qual è? Che noi si arrivi al testo definitivo rapidamente nei tempi che ci siamo dati. Ma non mi stupisco scandalizzarsi di una discussione democratica dentro i partiti o dentro alle commissioni, è sbagliato. Ma ce la farà a portare a casa Renzi parte della riforma legge elettorale prima dell'elezione del capo dello Stato? Quindi la lettura al Senato? Beh, la lettura al Senato secondo me finisce a gennaio, dopo la pausa natalizia, dipende da quando saranno. Anche se io continuo a sperare che saranno l'economia, lontane. Non le l'economia, allora Puglisi, che voleva dire sul... No, volevo dire che si parla tanto di riforma istituzionale, ma io vedo che se c'è un rischio di troica è dalla parte dell'economia, cioè nel senso che ci sono tante cose nella legge di stabilità. Mi pare che l'Eurogruppo che collabora con Passera. Ma basta vedere cosa è successo sull'IRAP, l'esempio eclatante è per esempio l'IRAP. L'IRAP Teresa Melli, ma non perché sia una cosa, mi sembra che poi un'altra volta che lei è venuto l'abbiamo detto, ma lo ripetiamo, Riccardo Puglisi è un economista all'Università di Pavia e però lavora insieme è coinvolto nel progetto politico di Corrado Passera, quindi verissimo, condivido le critiche alla legge di stabilità che in quanto Passera. Assolutamente, un po' vengono da me, è una legge di stabilità debole e poco coraggiosa e soprattutto confusionaria, perché abbassa le tasse da una parte per alzare dall'altra. L'esempio eclatante è l'IRAP, per cui per esempio il taglio del 2014 ce lo siamo rimangiato. Sull'IRAP che dice lui, che quella legata agli imprenditori che non hanno dipendenti, perché viene azzerata velocissimamente. E c'è l'emendamento che recupera invece quel taglio. Ma che succede nel 2014? Che succede nel 2014 all'IRAP? L'emendamento recupera il taglio per il 2015. Recupera il taglio per il 2015, il 2014 non riesce a recuperarlo. Però ci dobbiamo fermare. Grazie a tutti, c'è Tiziana Panella, Coffee Break, siamo già in ritardo. Grazie.